Paste di mandorla siciliane, deliziosi biscottini che conquistano al primo assaggio. Sono senza glutine, si fanno soltanto con 3 ingredienti e hanno tutto il profumo della nostra Sicilia bedda. Metti la farina di mandorle in una ciotola, aggiungi lo zucchero e fai amalgamare le polveri. Sbatti leggermente gli albumi, aggiungili al composto e falli man mano amalgamare. Inizia con una forchetta e continua lavorando a mano. L'impasto deve essere morbido ma compatto. Sei pronto per fare i tuoi biscotti. Bagnati le mani, prendi un pezzettino di impasto e fai una pallina. Procedi così con tutto il composto e poi sbizzarrisciti con le forme. Quelle più tradizionali sono un po' schiacciata con la mandorla sopra, oppure i cosiddetti pizzicotti o fiocchi di neve, che vanno pizzicati con le dita e passati nello zucchero a velo prima della cottura. Quando sono pronti disponi i tuoi biscotti ben distanziati su una teglia e via in forno. Io li cuocio soltanto 13 minuti, così dentro restano un po' morbidi e umidi. In una bella guantiera di dolci domenicale fanno sempre la loro figura. Buonissimi!